che al momento è assai scadente come qualità, venga reso idoneo, perché avere un servizio di streaming è importante per una questione di trasparenza. Però sinceramente quello che abbiamo visto nella scorsa seduta è un servizio assolutamente scadente, non si può guardare, spesso salta la connessione, è inimmaginabile che nel 2022 in una città che punta tanto ad essere una città smart, come recita la delega consigliare affidata alla consigliera Pitaccio, avere un servizio del genere è certamente non solo il fatto di cattiva immagine per l'amministrazione e per la città, ma diventa un servizio assolutamente non fruibile da parte dei cittadini, perché è giusto che stante anche il limite di capienza di una trentina di persone, di cittadini che possono assistere, per chi lo vuole vedere da casa, chi è impossibilitato, è giusto che lo possa fare. Posso, come dire, banalizzare il concetto, consideriamo che comunque chi realizza questo servizio streaming è giustamente retribuito, ed è retribuito con soldi pubblici, ma certamente è uno spreco umano di denaro pubblico, oltre che è una inadempienza contrattuale, appunto, vi faccio finire per cortesia, è assolutamente, ripeto, ridicolo che si renda un servizio che neppure un bambino di 5 anni con il suo telefonino, con il suo smartphone, un bambino saprebbe dare un risultato più. Quindi prego chi di dovere, l'amministrazione comunale, nella fattispecie il neo incaricato consigliere, la neo incaricata consigliere, a provvedere immediatamente, e si dovrebbe anche agire in termini di risarcimento nei confronti dell'azienda che eroga il servizio, perché se non si denunciò in precedenza nella scorsa consigliatura, ma in questa, già la prima seduta, rappresenta uno spreco di denaro pubblico per un servizio a dir poco pedestre. Grazie. Grazie consigliere, a parte la sua proposta di miglioramento del servizio è molto apprezzata dal sottosegretario, quindi la ringrazio per quanto detto.